ringraziando tutte le persone, tutte coloro che stanno ascoltando la nostra trasmissione in diretta, ma dall'applicazione nuova, diamo il più grande e caloroso benvenuto, bentornata, a Hijaba Shego. Bentornata! Buongiorno Hijaba! Buongiorno, salve a tutte e a tutti! Stavamo riflettendo prima fuori onda con Giovanni che tu sei stata forse una delle ultime ospiti in presenza in radio qua, quando sei venuta. Sì, per la mi ricordo. Sì, perché poi noi abbiamo avuto un lungo periodo di... Non di... solo noi. No, nel senso che poi altri hanno ripreso prima e noi siamo ancora un po' così sugli ospiti in studio, quindi ci ricordavamo di questa cosa. Sì, anch'io mi ricordo molto, perché praticamente quel libro non l'ho mai presentato in pubblico, l'ho presentato solo online e ho presentato la linea pubblica, è stata con voi. Sì, tra l'altro un libro che comunque è andato molto bene, perche io ne ho sentito parlare tantissimo. È stato anche tradotto negli Stati Uniti, in varie parti, insomma, perché comunque io penso che c'è molto interesse, grazie a Dio, anche per le storie degli afrodiscendenti e per questo legame tra afrodiscendenza e Italia, che non è un legame nuovo, è un legame che viene da lontano. Certo, adesso poi ovviamente ne parliamo, insomma, parlando di Cassandra Mogadiscio, però prima ti volevo chiedere, visto che abbiamo ascoltato gli Spandau Ballet, cosa c'entrano con Cassandra Mogadiscio? Come avete sentito, insomma, sono la musica degli anni 80 e 90 che io ho sparso nel mio Cassandra Mogadiscio, perché volevo proprio ricreare il suono di un'epoca. Questo libro parla della guerra civile somala, ma anche dello spaesamento che personalmente ho vissuto quando avevo 16 anni, andavo a scuola e quindi avevo mia madre nel paese di origine in mezzo alla guerra, io qui in una pace apparente, perché Roma era in pace, però dentro vivevo la guerra. E questo libro è in qualche modo un riprendere le file della memoria, e dentro i fili della memoria di un passato difficile, complesso, c'è anche la musica. La musica è molto importante, tanto che ho fatto una playlist su Spotify dal libro, perché alla fine, quando ho finito il libro, mi sono resa conto di quanta musica c'era, e non soltanto degli anni 90, ma anche tipo il mio adorato Caetano Veloso, e c'è anche tanta musica somala. Sì, infatti abbiamo pescato da lì proprio, e insomma anche poi per il brano di chiusura. Io ho avuto la sensazione, leggendo questo libro, che di trovarmi di fronte proprio a uno dei libri svolta che fanno gli scrittori e le scrittrici, no? Cioè ogni tanto c'è un momento nella storia, nella carriera, diciamo, di uno scrittore e di una scrittrice in cui si scrive qualcosa, in cui si mette veramente tutto se stesso, se stessa in questo caso. Non che negli altri non ci sia, però insomma ho avuto proprio la sensazione che tu ti sia messa a nudo, no? All'interno di questo libro, che è una lettera a una nipote, ed è appunto una storia che è la tua, ma è la storia della tua famiglia, la storia di tua madre. Anche, diciamo, tu riporti delle domande che nella tua vita sono state una specie di tarlo nella tua testa, come quella che a un certo punto rivolgi a tua madre: perché sei tornata in Somalia proprio in quel momento così pericoloso, in cui già la guerra civile era nell'aria, perché sei tornata? E la sua risposta ti sconvolge. Quindi volevo chiederti quanto è stato difficile, ma anche forse liberatorio, scrivere questo libro. C'è una scrittrice catalana che si chiama Mercè Rodoreda, che riscriveva più volte i suoi libri, perché notava che i suoi libri in qualche modo avevano bisogno di una sorta di upgrade, visto che l'età sua cambiava. Sì. In un certo senso è la cosa che è successa anche a me, perché io mi porto e mi trascino una storia biografica familiare di questa famiglia diasporica che vive in tanti luoghi, ma forse in nessun luogo, da tanto tempo. Ho fatto tanti tentativi, ho abbozzato tante volte questa storia, l'ho attraversata, ma non completamente. E devo dire che nel momento in cui invece ci siamo ritrovati dentro la pandemia, in quella stasi forzata, ho parlato molto con mia madre, due, tecnicamente sono andata in profondità. Poi a me è successo qualcosa che è successo forse a tante donne, cioè il momento della pandemia è stato anche un momento in cui il mio corpo cambiava, e non ero più una giovane ragazza, ma una donna matura e premenopausa, e quindi il corpo cambiava, tu diventi più matura, ti rendi conto di essere anche tu una
una sorta di attraversamento, no? Di un ponte tra una generazione che è quella appunto dei miei genitori a quella dei tuoi nipoti o per chi ce l'ha dei figli, cioè dei più giovani. Quindi questa consapevolezza mi ha portato a scrivere una lettera, però un libro anche caleidoscopio, perché c'è sia la guerra, sia il trauma di guerra, soprattutto post-bellico, che io nel libro chiamo girro, no? Ma che è anche, insomma, questa parola significa malattia, ma che è anche il trauma della persona che è stata colonizzata, non direttamente, ma gli antenati. Quindi ci sono, e poi c'è anche la guerra razziale, perché quello è il sottofondo di tutto. Io sono nata in Italia, amo molto l'Italia, amo molto Roma, Roma Est, la nostra Roma Est, però tecnicamente mi rendo conto di aver attraversato comunque una guerra razziale, una guerra in cui il corpo nero era visto come estraneo, come lo è ancora purtroppo, e come molesto, e come, no, ti dovevi molto difendere. E quindi tecnicamente ho cercato di scrivere questo libro, però senza rabbia, un libro dove non c'è rabbia, c'è più che altro voglia di costruire futuro insieme alle giovani generazioni, però puoi costruire il futuro solo quando sai il passato, no? Quando attraverso il dolore del passato. È un libro che si concentra anche molto sulla lingua, per vari motivi, perché la lingua, come tutti sappiamo, è fondante, non è solo un mezzo, è anche cioè sono i mattoni che costruiscono la vita di ognuno di noi, la lingua che parliamo correntemente, tutti i giorni, la lingua che appartiene ai nostri genitori, la lingua che ci è stata trasmessa, nel tuo caso, che tu parli, ma che per esempio questa nipote parla, insomma, in maniera era un po' più approssimativa, e a lei manca l'italiano che le permetterebbe di comunicare con tua madre, e questo, diciamo, è anche uno dei motivi per cui a un certo punto si cerca di cerchi di suggerirle, no, un corso di italiano. Ecco, quanto è stato importante e come hai deciso di inserire la lingua? Perché c'è molto somalo, però a volte non viene tradotto, o almeno non immediatamente, per cui a un certo punto uno è come se lo assimilasse musicalmente, e io mi sono resa conto, arrivando alla fine del libro, che alcune parole le avevo come interiorizzate. Imparate. Eh sì, non dico imparate, perché bello, magari non saprei metterle dentro una conversazione, però ecco, le avevo interiorizzate, cioè non c'era più bisogno di chiedermi nel momento in cui le leggevo, ma questo che voleva dire? Perché insomma, il fatto di utilizzarle, no, dandole, inserendole in un discorso, dava loro vita, ecco. Esatto, io ci ho lavorato molto su questo aspetto linguistico, tanto che ho definito, quando me lo chiedono, io dico che Cassandra Mogadiscio è un po' uno specchio rotto, perché è fatto a frammenti, però è anche un'autobiografia linguistica. Io ho molto riflettuto sull'uso dell'italiano e l'uso del somalo in questo libro, perché in un certo senso volevo da una parte ricreare il lessico familiare, mi rifaccio a Natalia Ginzburg, no? Certo. In qualche modo, perché il lessico familiare è sempre tutto molto particolare, è mescolato, ci sono parole inventate, ci sono parole che significano una cosa, però tu le usi in un altro modo, quindi e in un certo senso volevo ricreare quello. Ho inserito il somalo senza glossario, perché il glossario, le note avrebbero rotto l'incantesimo, secondo me, e io volevo proprio che il lettore e la lettrice di qualsiasi lingua cioè che leggono questo libro in italiano, e poi vedremo le traduzioni, però si immergessero proprio in questo flusso. Questo per me era proprio molto importante. E poi c'era anche una riflessione sulla lingua italiana. La lingua italiana è il mio strumento di lavoro, è la mia lingua, è una delle due madrelingue, perché io le considero entrambe madrelingue, sia il somalo che l'italiano, ma è soprattutto lo strumento di lavoro, ed è uno strumento di lavoro che è stato però ai miei antenati imposto in quanto lingua coloniale. Era la lingua dei colonizzatori, non era una lingua autoctona. E quindi una lingua, io ho molto riflettuto su che lingua si usava in colonia, e per esempio mio nonno è stato interprete di qualche gerarca fascista, non solo. Che lingua traduceva per esempio mio nonno? E io pensavo a questo italiano molto duro, sicuramente non bello come una pagina di Italo Calvino, ma appunto un italiano che voleva sottomettere, un italiano di ordini. E poi come piano piano questo italiano all'interno della mia famiglia cambia, perché poi è successo che i somali hanno preso questo italiano negli anni 50, 60, 70, l'hanno fatto cosa loro, diventava parte della loro esistenza.
partenza, no? Quindi io dico, infatti faccio degli accostamenti arditi a volte, dico appunto l'italiano di Gianni Morandi, di Dante, di Loredana Bertè e di Giara Canna. Giara Canna è un'autrice afro-italiana. Sì. Quindi come l'italiano oggi, per esempio, non è singolare, non l'ho mai stato, perché l'italiano è fatto di regionalismo, eccetera, di dialetti, di suoni, di ritmi, ma oggi anche l'italiano che parlano i figli di immigranti e di migranti e che lo scrivono. Penso a Elena Janacek, che non è nativa italiana, ma scrive in italiano. Penso a Tamara Lacus, penso però anche alle giovani generazioni, Speranza Cusimana o Giara Canna, appunto, che sono figlie di quest'Italia, ma figlie anche di un altrove come me, effettivamente. Certo. No? E quindi volevo proprio far vedere che la lingua è plurale, ricca e bella, però ha anche una storia difficile che dobbiamo conoscere. Certo. Quindi fa parte tutto della lingua. Per me la lingua è veramente fondamentale. Ma a proposito di storia che dobbiamo conoscere, no? Lo dicevi anche all'inizio dell'intervista, la storia del rapporto tra l'Italia e la Somalia è chiaramente un rapporto particolare, unico perché l'Italia ha un passato coloniale, ma ha un passato abbastanza singolare, no? Cioè un rapporto con pochi paesi, e la Somalia ovviamente è uno di questi, e è molto interessante, anche in realtà doloroso, leggere nel tuo libro, per esempio, come gli italiani venivano visti dai somali, che erano rimasti sempre in Somalia, e per esempio da te, dalla tua conoscenza degli italiani, quando andavi in Somalia, e quindi anche soprattutto da bambina, ti trovavi davanti una percezione completamente diversa da quella che era la tua esperienza di donna, di bambina, in quel caso italiana, in Italia. Sì, parlava della scuola italiana che per ho esempio, frequentato. Esatto, e quella è una cosa, sì, molto era unica. Era una scuola, no? Molto coloniale, no? Sì. ma sempre molto colpita, perché io comunque andavo a scuola qui, ero abituata a una scuola dove c'erano persone di varie classi sociali, di varie origini, di varie anche appartenenza regionale, no? Che veniva, chi veniva dall'Abruzzo, chi veniva dalla Sicilia, insomma, e quindi era una scuola dove comunque non c'erano delle gerarchie, no? E quindi c'era più che altro dei comandanti, dei compagni classe. E invece lì arrivo a una scuola molto gerarchica, che assomigliava a una scuola anche segregata in un certo senso, quindi mi ha molto colpito, no? E quindi ho fatto un'esperienza che poi è l'esperienza che ha fatto mio padre durante il fascismo, perché durante il fascismo lui ha frequentato le scuole nel periodo coloniale, e ti facevano arrivare solo fino alla quarta elementare, e mio padre ha fatto fino alla quarta elementare, poi ha fatto tutto da autodidatta, però anche mio fratello anni e anni dopo, che ha fatto una scuola italiana, perché le scuole erano rimaste italiane anche dopo l'indipendenza, e lui mi raccontava un po', no, di questa gerarchia, e quindi mi ha molto, molto colpito come degli atteggiamenti coloniali rimangono anche dopo il colonialismo storico, no? Però ecco, non è un libro chiaramente di accusa verso l'Italia, è un libro in cui cerco di, come ti ho detto prima, senza rabbia, illuminare degli episodi, no? Per capire che cosa significa questa colonialità e qualcosa è rimasto di quel colonialismo storico nell'attualità, e come nella mia famiglia che ha attraversato, perché questo è un libro soprattutto sul trauma di guerra, però quel trauma coloniale c'è e uno non lo può nascondere, perché da quello che inizia tutto il disastro della Somalia, no? Certo. E quindi tecnicamente quello che cerco di illuminare è proprio questi aspetti, anche perché fanno parte della storia familiare. A un certo punto ci siamo accorti che, e questo lo scrivo nel libro, che sia mio padre che mio fratello che io abbiamo cantato l'inno nazionale, mio padre non l'inno nazionale, lui cantava le canzoni del ventennio, perché quelle li facevano cantare all'epoca, però ecco, abbiamo cantato delle canzoni davanti a personaggi pubblici italiani, mio padre il re Vittorio, mio fratello Fanfani e io Bettino Craxi, quindi ci abbiamo anche, no, questa scia, no? Interessante di quante storie comune hanno effettivamente questi due paesi. Certo. Questo è una parte del libro, ma non è il tutto, cioè in questo libro, siccome è fatto a frammenti, cioè veramente io lo considero un libro mondo, un libro caleidoscopio, dove da una parte c'è la lingua, da una parte c'è la musica, da una parte c'è il trauma di guerra, da una parte c'è un rapporto madre-figlia, da una parte c'è un rapporto
zia nipote, questo sì. libro rispetto alle zie, da una parte c'è l'evocazione di Cassandra, sì, appunto, sì, sì. Cassandra che vede distruggere la sua Troia e noi che vediamo distruggere la nostra Somalia, la nostra Mogadiscio, quindi vivere col trauma di un lutto mai in qualche modo sanato, certo. Mai effettivamente. Quindi è un libro, secondo me, dove c'è tanto, sì. In questo tanto c'è la storia coloniale. Sì, infatti in realtà appunto ci sono tantissime cose di cui tantissime riflessioni che possono essere, che possono partire da questo libro. Questa del trauma di guerra, che è anche quella che un po' dà l'avvio alla storia, ci riporta nel tuo 1991, quando tu ragazza vieni a conoscenza della guerra civile in Somalia. In più c'è anche, diciamo, il trauma personale oltre al trauma del paese, che tua madre è lì, quindi tu comunque sai che è lì e non sai che fine potrebbe fare. Io ho molto pensato, quando leggevo questo racconto, no, del 1991, ho molto pensato, come sicuramente hai fatto anche tu, a quello che sta succedendo in questo anno, quello che è successo in questo anno, quindi alla guerra in Ucraina, che infatti tu citi anche. Ho pensato a te mentre magari stavi, non lo so, credo, correggendo le bozze, dando gli ultimi controlli, no, al libro, perché immagino che gran parte fosse già scritto ed è arrivata questa nuova guerra. Che cosa hai provato? Perché questo giro che tu racconti così bene è un qualcosa di universale che tutti possono provare, no? Devo dire che è sempre molto triste notare come gli esseri umani non riescono a fare meno della guerra. Questo è proprio una roba molto triste. Devo dire che il motore che mi ha fatto iniziare questo libro è stato più che non era ancora in guerra, è stata la Siria. Sì. Io devo dire che davanti al disastro siriano, a questa guerra che i media quasi non coprivano a un certo punto, e mi è ritornato proprio tutto a galla, no, vedere il dolore dei siriani per me è stato veramente un'angoscia. E un'altra angoscia è stata l'Afghanistan, che entra nel libro in modo, sì. C'è proprio una scena in cui ci siamo io e mia madre e queste persone che vogliono scappare perché stanno arrivando i talebani alla Kabul, e questa cosa mi colpisce sempre, no, come appunto nel sud globale queste guerre continuano, iniziano e non finiscono mai, e le armi, quel traffico di armi, e soprattutto mi colpisce il fatto che di molte guerre non si parla più, o mai. Per esempio in Congo succede di tutto, ma c'è andato pure il Papa, e la cosa incredibile è che anche il Papa non è stato coperto quando è andato in Congo. Quindi è molto triste. E la cosa che io volevo far proprio notare in questo libro sono gli anni 90, perché gli anni 90 proprio c'è questo contrasto della felicità occidentale che io ho vissuto, perché ho vissuto in Occidente e la vedevo, no, queste canzoni ritmiche, Nick Cannon, Whitney Houston, Michael Jackson, eccetera. E quindi questo tempo della pace, e anzi dell'ottimismo, era caduto il muro di Berlino, comunque era proiettata molto in avanti, verso un futuro, no, verso la fine della storia, come diceva Fukuyama. E in realtà la storia non era finita per niente, anzi, ne era cominciata un'altra molto atroce, fatta di guerre che scalzavano le altre guerre continuamente, quindi Somalia, Iraq, Ruanda, genocidio, c'era l'ex Jugoslavia. Cioè io mi ricordo gli anni 90 come guerre, e invece molte persone della mia età si ricordano, non so, di Friends, sì, Ross, certo. Rachel, Chandler, Joey, no, per dire, no, che me li ricordo pure io, però tecnicamente c'è questo proprio diversità di memorie, sì, no? Sì. Di quello che poi sono stati gli anni 90. E molte delle conseguenze, tu mi parlavi dell'Ucraina, e molte delle conseguenze degli anni 90 stiamo ancora vivendo oggi, cioè nel senso che oggi viviamo comunque dei dilemmi molto simili, delle guerre che continuano, appunto c'è Ucraina, c'è ancora la Siria, c'è ancora il Congo, c'è ancora la Somalia. La Somalia non è mai uscita dalla guerra, effettivamente, perché oggi vive in una sorta di equilibrio sopra la follia, dove sì, non è più la guerra conclamata di prima, però ci sono attacchi terroristici, c'è uno stato paramafioso, cioè non è facile la situazione, per esempio, del mio paese di origine. Quindi purtroppo molte delle situazioni si trascinano. Io ho imparato una cosa, proprio dalla mia esperienza
proprio personale, che le guerre lui non sapeva nemmeno quando iniziano e sicuramente non sapeva quando finiscono. A scuola ci insegnano le date, no? 1939, 1945, Seconda Guerra Mondiale. Però tu scopri, studiando, io perché mi sono occupata del periodo coloniale, che molto prima del 39 la situazione era già disastrata. Mussolini molto prima del 39 aveva invaso l'Etiopia e gli anni che hanno seguito la fine ufficiale della Seconda Guerra Mondiale, il 46, il 47, il 48, sono stati anni difficilissimi per l'Europa. C'è un bellissimo libro che si chiama Europa Selvaggia, che parla proprio di quegli anni, di quanto dolore, di quanto pogrom, di quanta difficoltà, di quanti omicidi ancora c'erano, no? E quindi noi dobbiamo forse ricominciare a parlare di guerra in modo diverso per capirle e per forse arrivare finalmente a una pace possibile in questa terra. Adesso la vedo un po' dura, però sinceramente è quello su cui dobbiamo tendere, non tanto per noi, perché nella nostra vita non vedremo un mondo di pace, ma possiamo costruire per le generazioni future. Una cosa che mi ha molto colpita del tuo libro, l'ho detto anche prima, tu a un certo punto fai una domanda a tua madre chiedendole per quale motivo è tornata in Somalia in una situazione che era già molto calda e che già diciamo faceva presagire una guerra civile. Tua madre ti dà una risposta che io non mi sarei mai aspettata, che forse non ti aspettavi neanche tu, cioè che lei era andata perché era convinta che la sua parte avrebbe vinto. E tu a quel punto dici, ma sappiamo bene, anzi tu stessa mi hai insegnato che nella guerra non si vince, nessuno vince. Ecco, io vorrei chiederti, scrivendo questo libro, che cosa hai scoperto della tua famiglia? Che cosa ti ha sorpresa? O magari invece che cosa hai imparato a leggere meglio o diversamente rispetto a prima? Devo dire che questo episodio mi aveva molto colpito, ma in generale la cosa che ho scoperto è cosa significa essere una famiglia diasporica. E per me questo libro alla fine è una foto di una famiglia diasporica. Cosa significa? Significa essere rifugiati e non stare più nello stesso posto insieme. E quindi prendere consapevolezza che la famiglia è qualcosa di parcellizzato, ho immaginato a volte, perché comunque tu tendi ad avere relazioni familiari con persone che magari non vedi per anni, soltanto attraverso le tecnologie. Quindi è proprio un metodo nuovo quasi, no? Di ricreare gli affetti, di rivivere gli affetti a distanza. Questa cosa la gente l'ha imparata con la pandemia, e tra noi molto prima purtroppo. E quindi tecnicamente, no, questa distanza che però colmi con l'amore, con l'affetto, e cercare di spiegare questo non è stato facile, perché non è facile capire come si può tenere in piedi una relazione quando la relazione sembra avere tanti nemici. Ci sono in mezzo gli oceani, i continenti, e questa è stata la cosa che secondo me ho scoperto, di come volersi bene e come ci siamo voluti bene effettivamente nonostante le difficoltà. Quindi la cosa che mi ha sorpreso è forse l'amore, la quantità di amore che ho trovato in tutte queste relazioni. E poi sì, mi sorprende sempre i racconti dei reduci di guerra in generale, perché io penso che qui in questo libro si parla di reduci di guerra. Una è mia madre, ma l'altro reduce sono io. Nonostante vivessi in un paese in pace, però la guerra è qualcosa che ti porti dentro. A proposito di Ucraina, un ragazzo ucraino a un certo punto nella scuola mi ha fatto tante domande, perché sentiva le stesse cose. Cioè lui non sta lì, però è come se stesse lì, no? Col suo corpo, con la sua testa, col suo sentimento. Quindi vive la guerra nonostante sia qui a Roma, dove c'è la pace. Quindi la guerra a volte è qualcosa che ti porti dentro, e lo spiegano molto bene i classici. E Mrs. Dalloway, no? C'è quel reduce che a un certo punto non riesce a staccarsi, è ancora dentro il campo di battaglia. Lo vediamo anche in molti libri sulla prima guerra mondiale o sulla seconda guerra mondiale, di come la guerra te la porti addosso ed è difficile comunque conviverci. Ecco, ci sono tante cose che ho scoperto, e poi sì, quella cosa che in qualche modo
mi ha aiutato poi a scrivere questo libro, è stato anche la grande forza che mi hanno dato tutti, amici, familiari, perché io avrei ucciso più volte il libro, lo confesso, cioè perché avevo troppa paura di andare avanti e ogni volta pensavo, vabbè, non ci riesco, adesso lo butto, e tutti no, quindi devo ringraziare loro se alla fine l'ho pubblicato, e chiaramente la Bompiani che ha molto creduto in me, in un progetto anche comunque molto particolare, perché non è una scrittura di trama, non è un romanzo, è una scrittura appunto dello specchio rotto di frammenti, e è sempre un azzardo fare un libro così quasi sperimentale. Beh, però mi pare che insomma, anzi, sta avendo un ottimo riscontro, ora, a parte lo Strega, però insomma in generale, no? È un sì, libro sono che, molto in cui... contenta perché le persone ritrovano, anche se parlo di cose molto diverse dal quotidiano di molte dei lettori, però ritrovano parte di esatto. se stessi, e soprattutto molte persone, e questa cosa mi meraviglia tanto, arrivano e mi raccontano dei loro trascorsi o in Somalia o anche in altre parti di Africa, quindi comunque creiamo una conversazione comune, certo. E questa cosa mi piace molto. E poi sì, ci sono anche gli afrodiscendenti con altre esperienze, quindi è molto interessante per me vedere e navigare insieme al libro e scoprire altre cose, insomma. A proposito di significati, a proposito di volersi bene, io ti volevo ringraziare moltissimo perché tu mi hai insegnato il termine personaggia, o meglio, sei stata una delle prime persone che, oltre a sentirla usare, mi ha dato anche un senso del perché usarla. In una recente intervista invece hai corretto l'intervistatore che ti definiva una scrittrice romana, e tu hai detto giustamente: io sono anche una scrittrice romanista. Mi spieghi l'importanza di questa definizione? Ma sì, ma io lo dico sempre perché comunque quando ero piccola il calcio mi ha aiutato molto a farmi molti amici, quando io ero molto timida, e quindi sono sempre molto devota a questo gioco. Purtroppo, ahimè, ci sono persone che non lo trattano più come gioco, ci sono persone che lo usano per fare violenza, questo non è bello, però tecnicamente il calcio è veramente meraviglioso. A casa c'ho un libro firmato da Galeano aveva fatto un libro bellissimo sul calcio, sulle ombre anche del calcio, e devo dire che sì, per me dire romanista insomma è molto molto divertente. Ultimamente l'ho detto a Lilian Thuram, che ho incontrato a Venezia. Accidenti. E lui mi ha detto: ah, se sei romanista così non parlo con te. Poi non era vero, abbiamo chiacchierato moltissimo, però ecco, è sempre un'identità, fa parte della nostra identità la squadra di calcio. Sì, è molto interessante in realtà, in questo libro, appunto come dicevi tu all'inizio, c'è anche tanta musica, ma perché ci sono tutte quelle cose che fanno parte della vita, dell'identità culturale, della vita quotidiana di ognuno di noi, e che nel tuo caso sono moltiplicate, cioè vanno a rispecchiare tutte le parti della tua personalità, della tua nascita, delle tue origini. E stavo ripensando quando adesso mi dicevi che molte persone ti hanno spinta a continuare questo libro, che tu scrivi che tua madre non legge le tue cose, anche per, insomma, per una questione poco. Esatto, legge poco, e anzi però benedice ogni volta provando, il libro. È andata un po' avanti. Bene, sono molto contenta per questa, sì, sì, di piano questo piano. E quindi insomma come le hai raccontato questo libro? Che cosa le hai detto? C'è la sua foto in copertina, appunto. Quindi già questo è e molto. E lei che cosa ha pensato? Significativo. No, è anche un libro comunque sulla mia adolescenza, quindi anche lei comunque ha scoperto delle cose. Okay. Me. E in generale io lo vedo come un libro anche sull'adolescenza. Sì. È un libro sull'adolescenza scritto da una donna che sta vivendo una seconda adolescenza, che è la premenopausa. Quindi tecnicamente ci sono queste due adolescenze e questo ruolo, no? Di essere una zia che però in tempo è stata una ragazza, e quindi più o meno c'è tutto questo. Anche è curioso, per una madre è sempre curioso sapere, no? Certo. Com'è, cosa c'è dentro la figlia, e anche queste varie fasi della figlia, no? E quindi sì, è un libro sicuramente sulla madre e la figlia, ma anche sulla zia nipote, perché Soraya è un personaggio, è una personaggia anzi, però è anche il quello vitale del libro. Sì. Lei c'è, cioè, a un certo punto, io descrivo, a 14 anni mia nipote ha fatto un film
che si vede su Amazon Prime. È tutto vero, ancora. Quindi, cioè, nel senso, cioè, effettivamente. No, certo che è vero, non è niente falso. No, no, non è che me lo sono inventato, il film è vero. Si chiama Fiore del Deserto. E Soraya fa questa modella, che è la storia di questa modella, insomma, che lotta contro le mutilazioni dei genitali. E a un certo punto, mia nipote, dopo un casting, dopo dei provini, ha ottenuto questo ruolo e fa la modella da piccola. Ed è stranissimo per me, perché c'è un momento in cui lei diventa mia madre, cioè diventa sua nonna, perché entra nei panni di un pastore nomade, perché mia madre era un pastore nomade da piccola. Sì. Quindi nella finzione cinematografica lei diventa una realtà della famiglia, no? Cioè tutto questo gioco di specchi che a me ha sempre molto colpito. E poi sì, è tutto vero, lei vuole aprire l'atelier, ha studiato fisioterapia in Canada, vuole imparare l'italiano, ma ancora non ha trovato un corso. Okay. E infatti mi chiedo quando tradurranno il libro in francese o in inglese, perché vorrebbe leggerlo. Certo. Io ho scritto questa lettera a lei e lei ancora non lo può leggere, quindi ho detto no, speriamo, adesso guarda, succederà. Ti posso dire che è un aspetto anche molto appassionante di questo libro, La storia della tua famiglia, perché la sensazione è anche quella di voler veramente conoscere queste persone, sapere adesso che è finito il libro cosa stanno facendo, cosa pensano. Da questo punto di vista c'è anche molta maestria narrativa, secondo me, nel senso che tu riesci veramente a trasmettere un fascino che sicuramente la tua storia ha, la vostra storia ha, a prescindere, perché è una storia comunque ricchissima, però tu riesci veramente a dare molto, molto aspetto anche di letterario, ecco, un grande, sì, anche se è tutto vero, che però la vita loro è stata, è così, veramente molto, certo, ricca, è vero. Appunto dalla politica di mio padre, sì. No, quella scena davanti al muro di Berlino, mm-hmm. Ma miei fratelli, cioè mio fratello che veramente ha fatto la leva militare qui, l'hanno messo davanti al Quirinale, a un certo punto voleva fare l'attore, vede Federico Fellini e Lina Wertmüller, io non mi potrei inventare queste cose, no, perché infatti sono talmente incredibili. È lui che fa spallucce quasi, no? Cioè sì. È favoloso. Quindi tecnicamente io ogni tanto penso che tu, ognuno di loro potrei fare un libro in realtà, continuamente, veramente. Cioè. Non lo farò perché insomma per la privacy, però tecnicamente, perché comunque sono una fonte continua di racconti, cioè loro mi raccontano continuamente cose. E storie, a volte ritorniamo sulle storie e su anche periodi storici complessi, per esempio nessuno sa che negli anni 70 in Somalia c'era appunto un regime filo sovietico, mm-hmm. E che quindi la vita dei ragazzi, delle persone in generale era dettata da un'agenda assolutamente simile a quella che c'era a Mosca, a Varsavia o a Budapest, Bucarest, quindi marce forzate, lavori forzati, ma anche nei quadri umani, e appunto e c'erano persone, che ne so, la scuola c'è il professore russo, quanto cubano, quanto coreano, quindi no, è molto interessante, eh sì. Anche tutto quell'aspetto, no, che molti non conoscono degli anni 70, o come anche per parlare della musica, la musica somala è un incrocio, no, tra musica africana e musica indiana, ma con molto del Fela Kuti, no? Dell'afrobeat, quindi tante cose che cioè vivere tra due mondi alla fine ti dà questa ricchezza di sguardi, cioè certo. Ti capisci e vedi tante cose e ti succedono tante cose, perché comunque vivi tra due mondi e hai vissuto tra due mondi in periodi in cui la gente pensava che l'Europa era monocolore, ma l'Europa non è mai stata monocolore. Certo. A proposito della musica, a questo punto arriviamo alla seconda scelta musicale, che è questa cantante Yvonne Ura, che io ho pescato appunto nella playlist e anche nel libro. Raccontaci un po' chi è questa cantante e perché fa parte della tua storia. Sì, io a un certo punto cito una canzone, Sono a donna a Torna Sano e Salvo, che mi piace molto. E in realtà il Bonura è un po' come Mina, perché c'erano tutte quelle cantanti somale di quel periodo, non so, Maria Mursal, Mokol, il Bonura, eccetera, che avevano queste vocalizzazioni molto arabe, alla Umm Kulthum, mm-hmm. per intenderci, o alla Fairuz, però con questa musica che di sottofondo, come vi dicevo prima, un po' indiana, però un po' che appunto ti pescava
parlava di delle sonorità, che ne so, nigeriane, e non era un caso, perché in quell'epoca in Africa le band musicali viaggiavano molto, si andava ai festival, quindi molti somali finivano, che ne so, a Lagos perché c'era un grosso festival, quindi c'era molto scambio musicale, c'era molta sperimentazione musicale, suono di chitarra, elettrico, eccetera. Quindi Bonura era una grande voce, lo è ancora effettivamente, anche se oggi è anziana, e molto della musica somala anche odierna riprende le sonorità di quel periodo, che è stato un periodo di grande sperimentazione musicale. È molto interessante ascoltare la musica di quella parte di Africa, perché l'Africa è grande, sono 54 paesi, mm-hmm. e non è mai una musica sola. Certo. Qui ci sono per esempio più chitarre che tamburi, per esempio, mm-hmm. più sonorità molto legate all'oceano indiano, e quindi sì, io volevo far sentire, per questo ho fatto lo Spotify, perché mi sono detta, magari una persona ha una curiosità su questa musica, e anche sulla musica degli anni 90, perché questo libro parla di adolescenza anche, no? Io vorrei che gli adolescenti lo leggessero, quindi ho fatto la playlist, perché così un giovane può anche ascoltare cosa si ascoltava negli anni 90, certo. ma altre persone possono ascoltare la musica somara e comunque incuriosirsi. Certo, una stilettata quando dici che un giovane può ascoltare la musica degli anni 90, mi sento improvvisamente vecchissima, perché era anche la mia, però ovviamente. È vero. Però è vero, hai ragione. Cioè, non è i miei nipoti, per esempio, non è che conoscono la musica, certo, degli anni 90. Certo. Quindi, cioè, sì, vero, mi sono posto il problema, perché vorrei portare libro nelle scuole, e quindi lo Spotify mi aiuterà tantissimo. Vero, verissimo. Trovate tutto cercando Bompiani su Spotify, Cassandra Mogadiscio, virgola, e Già Basciago. Trovate 46 brani per 3 ore e 32 Perfetto. Minuti di meraviglia. Grazie mille, Giaba. Ci sentiamo Grazie. Presto. Grazie. A presto. Grazie. Ciao. Ciao.